Cari amici di Visione TV, tantissimi di voi da diversi paesi del mondo ci stanno segnalando con sgomento, con stupore, con rabbia il fatto che non potranno votare per una delle liste antisistema in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre. Abbiamo quindi deciso di dedicare al tema questo approfondimento e spiegarvi come mai ciò accade. Non si tratta di un disguido, ma di una conseguenza precisa delle condizioni che sono state poste per accedere a questa tornata elettorale. Innanzitutto, per capire di cosa stiamo parlando, vi faccio vedere un video che in questi giorni sta circolando moltissimo in rete. Buongiorno, mi hanno mandato dal consulato, si vede qua, no, è dal consulato, per votare. Quindi voglio fare un video con tutti i documenti, vedete, come vedete, c'è con mio nome, cognome, dove vivo, quindi assolutamente, e volevo che vedete che io non trovo il partito Vita e il partito Italexit, non c'è, quindi volevo solo che vedete, quindi questa è la lettera che io lo devo mandare, punto. E adesso apro un altro di mio marito, che mio marito mi aiuterà. Quindi nome, cognome, ancora non è aperto, guarda, guardate, non è aperto. Adesso lo apriamo, aprilo tu. Okay. Metti i documenti fuori. Okay. Quindi qua, uno a uno, poi così. Così, 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 vediamo se solo nel mio e pure nel suo. Guarda, passano le indicazioni, tutto quello che dobbiamo fare. E adesso in diretto si apre, può essere che metti più così che si vede. Quindi in diretto, non c'è assolutamente, giralo, 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 per vedere se non c'è. Ok, diamo un altro. Mettilo qua. Quindi non c'è assolutamente niente. Giriamo. Quindi elezioni, quindi 22 settembre, 25 di settembre, 21. Ok. Adesso la mia domanda è che è un sbaglio o solo sono questi? Cioè, perché io sapevo che erano Italexit, Vida, non so se sono altri partiti, per rinfrescare, no? Gli italiani residenti all'estero hanno il diritto di esercitare il loro voto per corrispondenza ed è per questo motivo che in questi giorni stanno ricevendo le buste con all'interno le loro schede elettorali, scoprendo che appunto alcuni simboli mancano. Questa informazione si può verificare facilmente andando anche a controllare sul sito del Ministero dell'Interno, che chiedo di inquadrare alla regia gentilmente. Come potete vedere qua, ci sono tutti i collegi con le liste di candidati. Se io vado ad esempio su Camera Estero e vado su tutti i gruppi politici, vedo Più Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Italia Viva, Calenda, Impegno Civico di Di Maio, l'Italia del Meridione, la coalizione di centrodestra, i 5 Stelle, il Movimento Associativo MAIE, il Movimento delle Libertà, il PD, l'Unione Sudamericana, insomma diverse forze politiche, dove non figurano però Italia Sovrana e Popolare, Italexit, Vita, ma nemmeno Alternativa per l'Italia. Lo stesso succede se io vado a controllare quello che riguarda la circoscrizione estera per il Senato.
Anche qui questo è l'elenco delle forze che si possono votare. Ricordiamo che la circoscrizione estero esprime un totale di 12 parlamentari tra Senato e Camera dei Deputati, quindi si tratta di 12 scranni che automaticamente non potranno andare a uno dei partiti dell'opposizione che non appaiono. Abbiamo chiesto, per fugare ogni dubbio, a Marco Rizzo di Italia Sovrana e Popolare di spiegarci perché accade questo. Vorrei parlarvi quest'oggi di nuovo di un tema molto importante. Gli elettori italiani residenti all'estero che hanno ricevuto a casa loro una scheda in cui tutte le liste che possiamo definire antisistema, tra cui Italia Sovrana e Popolare, non sono presenti. Andiamo per ordine. La grande porcheria di tutta questa vicenda elettorale è la data delle elezioni. Votare il 25 settembre è stata una scelta voluta. Perché? Perché è chiaro che la crisi economica e sociale che entrerà nel pieno dell'autunno e dell'inverno voleva essere evitata e quindi hanno fatto votare prima per evitare che ci fosse, come dire, un'insurrezione rispetto a quei partiti che hanno fatto le due scelte. Una, quella di non battersi contro la speculazione, perché tutti gli aumenti delle bollette adesso sono legati alla speculazione. Addirittura le aziende energetiche italiane, le più grandi, hanno avuto extra profitti, dovevano pagare tasse fino a 10 miliardi di euro, hanno pagato un solo miliardo. Provate voi, artigiani, commercianti, partite IVA, a non pagare le tasse e l'Agenzia delle Entrate vi salta assolutamente addosso. Poi cos'è successo? C'è il tema delle sanzioni. È chiaro che con le sanzioni le hanno votate tutte le sanzioni, da Conte alla Meloni. Adesso Conte fa finta di essere, come dire, le vuole mantenere, ma è un poco contrario, non si capisce. La Meloni le sostiene pur di andare al governo, è pronta a continuare le sanzioni. Ma le sanzioni recidono la possibilità di avere la contrattualità con la Russia rispetto al gas. E quindi noi saremo senza gas, un gas che costava molto poco, e saremo con risorse minime. Alternative, tutto quello che volete, non arriverà a sufficienza gas e energia per far funzionare l'economia italiana. Quindi un vero e proprio disastro. Questo è il motivo per cui le elezioni le hanno fatte così presto. Facendo le elezioni così presto, le Camere, fate attenzione, sono state sciolte il 21 luglio. La procedura per le elezioni per i residenti all'estero è un po' più farraginosa di quella per le elezioni dei cittadini italiani che risiedono in Italia. Noi abbiamo avuto tempo fino al 21 agosto per raccogliere le firme in Italia e presentare le liste. All'estero, dato che le spedizioni avvengono prima, tant'è che le schede le avete avute adesso e non il 25 settembre, c'è una prassi che obbliga, nel caso dello scioglimento delle Camere, la data era il 21 luglio, noi avremmo dovuto presentare le firme dei cittadini residenti all'estero al 27 di luglio, quindi avremmo avuto 7-8 giorni da quando è stata proclamata lo scioglimento delle Camere per fare le liste, e questo si poteva fare in fretta scegliendo dei candidati velocissimi, ma poi bisognava raccogliere le famose 250 firme per avere la possibilità di presentare la lista. Ma dove e come le potevi raccogliere queste firme? Non come in Italia con un avvocato, con un consigliere, con un deputato che autenticava quella firma. Dovevi prendere la persona fisicamente e portarla al consolato. Ma molte volte i consolati, penso a paesi grandi come la Francia, come la Germania, sono a 300, 400, 500 chilometri. Come fai a portare centinaia di persone da casa loro al consolato che sta magari dall'altra parte del paese e farlo firmare? Questo è il motivo di fondo per cui tutte le liste che erano obbligate a raccogliere le firme, perché non facenti parte, diciamo così, della partitocrazia presente in Parlamento, non ce l'hanno fatta e non hanno presentato le firme. Quindi, dal punto di vista, ci chiedono legalmente, è giusto? Legalmente, come dire, sì, è giusto, ma è una porcheria politica quella che hanno fatto all'estero, ma anche quella che hanno fatto qua in Italia. In Italia ce l'abbiamo fatta perché siamo tanti e si potevano autenticare le firme, ripeto, con avvocati, con consiglieri comunali, con deputati. A
all'estero bisognava prendere fisicamente le persone e portarle al consolato. Quello, in quei 6-7 giorni era impossibile in termini di tempo. Questo è quello che è successo. I nostri cittadini, concittadini che sono residenti all'estero, sono arrabbiati? Certo che sì, ma possono fare una cosa. Visto che siete arrabbiati, ogni voto negato per un nostro cittadino all'estero, per una lista antisistema come Italia Sovrana e Popolare, venga trasformato in una decina di telefonate. Telefonate ad almeno 10 amici, parenti, conoscenti, raccontate questa porcheria e ditegli a questa decina di persone in Italia di votare Italia Sovrana e Popolare. Questo è l'unico modo, come dire, per fargliela pagare. Abbiamo ascoltato le parole di Marco Rizzo che ci ha spiegato per quale motivo per i residenti all'estero non sarà possibile votare per le liste antisistema. Non sembra nemmeno una soluzione percorribile per chi dovesse essere stato colto di sorpresa da questa evenienza quella di tornare a votare in Italia. Questa opzione infatti esiste, ma sono scaduti i termini. Vi faccio vedere con l'aiuto della regia gentilmente l'articolo tratto in questo caso dal sito di Rai News, dove si spiega chiaramente che entro il 31 luglio bisognava esprimere la propria scelta riguardo al voto, se in Italia, quindi tornando in madrepatria, oppure per posta, per corrispondenza, ma come abbiamo appena appreso, senza i simboli di Italia Sovrana e Popolare, Italexit, Vita, eccetera. C'è un ultimo video che vi vorrei far vedere che sta circolando altrettanto diffusamente e suscitando alcune polemiche. Eccoci qua, è arrivata la busta alla mia compagna che è residente, cioè è praticamente un'italiana all'estero. Vedete? Ok, vediamo cosa c'è dentro, chiaramente per le votazioni. Quindi c'è dentro tutto, la pappardella che ti spiega, poi la questa, ok, vediamo un attimo, quindi per gli italiani all'estero che vogliono votare, ecco qua, qui si può votare solo questi, ok, uno, quest'altra è per spedire dopo tutto indietro, questa l'altra busta, quest'altra qui per fare l'altra votazione, Senato in Parlamento, e qua vediamo che ci sono altri simboli in più, ma praticamente Vita, Italexit, Italia Sovrana e Popolare qua non compaiono, quindi se un italiano residente all'estero vorrebbe votare uno di quei tre partiti non può votare. Ma la cosa più scandalosa è questo. Praticamente vota Crisanti con la pubblicità del PD. Cioè lo Stato italiano ha mandato a tutti i residenti all'estero questo. Ma qua è una cosa da denuncia proprio, di queste merde. Nel video non si vede chiaramente il momento dell'apertura della busta e di conseguenza, come ovvio, per noi non è possibile verificare l'autenticità di questo contenuto. Rileviamo tuttavia che la notizia della circolazione di queste immagini è stata ripresa anche da una testata online, Il Giornale d'Italia, che chiedo alla regia di mandare in sovraimpressione. Vedete schede elettorali con i santini del PD, il video denuncia. Questo articolo descrive il video come potenziale fake news o addirittura probabile fake news e fa sapere che c'è stata anche una replica da parte del Partito Democratico. Il suo esponente Luciano Vecchi ha smentito infatti l'autenticità di questo video e ha detto: tali accuse sono chiaramente infondate, ci riserviamo di agire con tutti gli strumenti previsti dalla legge nei confronti di chi crea fake news e alimenta la macchina del fango. In queste ore, dice ancora Vecchi, sta circolando un video nel quale ci accusano di pratiche scorrette nell'invio di postale di materiale elettorale destinato agli elettori italiani e infine
sono possibili denunce legali nei confronti del proprietario di questo video da parte degli esponenti politici che si sentirebbero in qualche modo attaccati o diffamati. Noi, lo ripeto, non possiamo esprimerci sull'autenticità o meno di questo video. Tuttavia, se alcuni di voi hanno segnalazioni simili, possono inviarcele in modo da permetterci di indagare su questo argomento e scoprire se si tratta o meno di una fake news. Forse qualcuno di voi che è residente all'estero ha ancora la sua busta elettorale chiusa e potrebbe aprirla assieme a noi con un video oppure con un collegamento in modo da scoprire effettivamente cosa c'è al suo interno e fugare ogni dubbio. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo come sempre che il nostro lavoro è possibile grazie alle vostre donazioni che potete effettuare tramite bonifico o PayPal ai numeri che vedete in sovraimpressione. Grazie e alla prossima!